Buonasera a tutti, amici di Volumbrite, ci troviamo al Bakery Caffè di Torino in occasione di un evento molto importante che è Il Diabete Non È Una Gara. È un tour organizzato dall'Associazione Sportiva di Tivoli Gentleman Caffè Portioli in collaborazione con la Feder Diabete Lazio e l'Associazione Giovani Diabetici di Viterbo e Associazione Laziale Attivati con il Diabete. Come avete capito, l'argomento base è il diabete, ne parliamo con Luca Travostino, che è il presidente dell'Associazione Giovani Diabeti del Piemonte Valle d'Aosta, e insieme anche a Francesco Zazza, che è per la prima volta tra l'altro qui a Torino, che è il portavoce della Feder Diabete Lazio. Allora io direi di cominciare con Francesco, mi permetto di darti del tu, perché tu sei l'ideatore di un'iniziativa molto particolare, molto interessante, che ha dato proprio vita a questo progetto, che è Il Diabete Non È Una Gara. Insomma, voi siete un gruppo di ciclisti che va in giro per l'Italia a sensibilizzare le persone, le associazioni su quelle che sono le tematiche del diabete. Lo fate in maniera particolare con le biciclette. Ecco, come mai, come è nata questa idea e come mai proprio la bici? Allora, è nata questa idea perché purtroppo ci sono stati alcuni eventi di divisione e non di coesione relativi a questa patologia, e poi inoltre per problemi legati a gare sui presidi per l'utilizzo dei presidi ospedalieri per i pazienti diabetici, quindi ci sono state delle difficoltà in alcune regioni. E il diabete non è una gara, è proprio per dire, non si può giocare, non è una gara a chi è più bravo nel gestire queste cose, ma siamo tutti sulla stessa barca e quindi dobbiamo necessariamente collaborare e avere gli strumenti che ognuno sa utilizzare e deve saper utilizzare. L'utilizzo della bici è lo sport che pratico. Avevo avuto una precedente esperienza nel 2012 con un altro progetto simile a livello europeo e quindi, dato che i miei compagni di pedale mi appoggiano in questo tipo di iniziative, ho detto secondo me questa è la cosa giusta, e soprattutto perché si riesce a stare a contatto con le persone, magari il ciclista si incontra e si saluta anche se non si conosce, e le associazioni dovrebbero lavorare in questo modo: ci si incontra, io e Luca non ci siamo mai visti e invece ci siamo sentiti per telefono e ci siamo subito incontrati sotto questo aspetto. Ecco, perfetto, voi allora siete a Torino, questa è una tappa e ne avete fatte tante altre, come per esempio siete stati a Perugia, Firenze, Genova, e prossimamente andrete a Milano, Verona e anche Treviso. Ecco, io ti chiedo, in queste ultime tappe che hai fatto a livello locale, no, comunque voi vi occupate di associazionismo e di sensibilizzazione non dal punto di vista sanitario ospedaliero, comunque è una cosa molto più informale e a diretto contatto anche con le persone. Che cosa ti ritorna indietro? Nel senso, come è stato e in che modo potete dare supporto alla popolazione facendo una sensibilizzazione di questo tipo? Allora, quello che mi è rimasto più è normale e purtroppo sono le risposte che le associazioni danno, ovvero l'aumento dei casi di pazienti con diabete, soprattutto a livello pediatrico, e alcune carenze purtroppo dovute a mancanza di personale, purtroppo questo sì. Devo dire che le associazioni che abbiamo incontrato o amici, perché non devo nasconderlo, ci sono stati dei casi in cui le associazioni non hanno risposto al nostro appello, ci sono stati però degli amici conosciuti sui social, quindi questo sì, hanno voluto aderire e questo fa capire che si può andare oltre l'associazione, nel senso ci sono persone che comunque vogliono fare. Le associazioni sono un punto di riferimento, i ragazzi che pedalano con me non sono diabetici, eppure hanno assolutamente deciso di aderire a questo progetto e si stanno rendendo conto man mano di qual è la realtà. Alla visita che abbiamo fatto a Firenze al Meyer sono rimasti piacevolmente colpiti da come lavorano e non piacevolmente colpiti purtroppo per la situazione che c'è. E quando siamo arrivati qui a Torino, come me, i brividi sono venuti perché l'accoglienza è stata fantastica e
non ci si può dimenticare di quanto visto. Ah, ecco, che bello, da torinese, insomma, questa è una bella cosa. E a proposito proprio di informazioni, tu hai avuto modo di visitare varie realtà e quindi voi comunque andate in giro a veicolate informazioni, fornite informazioni. Ci sono magari delle realtà dove la situazione è migliore o magari ci sono delle lacune per quanto riguarda una tipologia di argomenti o di informazioni sul diabete. Vuoi farci una breve panoramica sulla situazione italiana, tra l'altro fino adesso, perché comunque ti mancano ancora tre tappe? Allora, diciamo che le associazioni sono tante sparse sul territorio perché purtroppo le casistiche non sono localizzate, quindi per quello sì. La necessità di un coordinamento è importante perché comunque è un punto di riferimento. La lacuna a volte è che il coordinamento lavora un po' troppo a livello personale rispetto a quello che è l'associazione, cioè l'associazione lavora nel suo posto, a Torino, come può essere a Roma o come può essere a Firenze. Però io sono di Tivoli, a Tivoli non c'è un'associazione e se dovesse esserci si dovrebbe poter fare riferimento a un coordinamento che riesca a divulgare e a dare tutte le informazioni necessarie. Purtroppo non in tutti i casi è in questo modo e quindi le associazioni svolgono il loro lavoro in modo corretto, nel locale lo fanno in modo corretto. Nei coordinamenti secondo me bisognerebbe fare qualcosa di più. Mi diceva Luca, non è la situazione in questo caso, cioè qui dove siamo, per questo sì, e sono assolutamente felice di questo, così come non lo è nel Lazio per d'altronde, però purtroppo in altre regioni la situazione è questa e quindi abbiamo bisogno di tante persone, ma c'è bisogno di coordinarle, altrimenti sono energie sprecate. Quindi questo è un po' comunque un appello, insomma, alle associazioni che ci ascoltano e che ci ascolteranno, perché tra l'altro lo fate anche in maniera molto, molto carina e significativa, perché comunque è una cosa molto informale, lo sport è importante, poi ritrovarsi assieme per discutere anche comunque di salute e di diabete è una cosa veramente interessante. Tra l'altro, allora, io vorrei chiedere a Luca Travostino, che è il presidente, come abbiamo detto prima, di AGD Piemonte Valle d'Aosta, è la prima volta che vi incontrate, quindi insomma questa iniziativa com'è secondo te, come sta rispondendo e se pensi che possano esserci magari anche dei risvolti in futuro, altre tappe? Ma abbiamo risposto assolutamente in amicizia, come diceva prima Francesco, perché appena abbiamo avuto i primi contatti il nostro primo obiettivo era quello di incontrarci, appunto, scambiare informazioni, scambiare idee, cercare di poi portare anche ai nostri ragazzi, che appunto noi seguiamo la pediatria in particolare, un messaggio di condivisione, un messaggio di sport, perché non dimentichiamoci che loro fanno più di 1300 chilometri e quindi anche quello è un fatto importante che vogliamo, come dire, trasmettere anche a tutti i nostri ragazzi. Infatti oggi sono venuti anche dei ragazzi giovani a incontrarli, a seguirli, abbiamo accolti a Regina Margherita per fargli conoscere anche il reparto della diabetologia, a farli incontrare con le infermiere, con le persone straordinarie che seguono i nostri ragazzi e poi siamo venuti qua a bere qualcosa insieme e a conoscerci meglio e a pianificare l'anno prossimo, perché sicuramente questo sarà non l'unica occasione di incontro, ci siamo già messi, come dire, d'accordo e promessi di incontrarci, conoscerci meglio, approfondire e scambiarci, come dicevo, impressioni, opinioni sulla situazione diabetologica nelle varie regioni. Quindi questo è un, come dire, un saluto di conoscenza, un arrivederci e un augurio di continuare sulla strada della associazione e del lavoro insieme come associazione, insomma. Perfetto, quindi un ottimo riscontro, risposta e accoglienza da parte di Torino e speriamo che anche le altre tappe possano essere altrettanto. Io ringrazio Luca e ringrazio Francesco, la Volombrite è tutto, a presto.